l'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento. L'inizio di una nuova era. Signori, buonasera, benvenuti in diretta dalla piazza di Palena. Questo è l'applauso di Palena. Subito con me il sindaco Claudio D'Emilio. Ci siamo di nuovo, il Pescara è di nuovo qui. Continua questo connubio felice insieme alla città di Palena anche per questa stagione. Sicuramente sì, sono stracontento. Da marzo che avevamo contatti. Oddio, con molta onestà ci dovevamo vedere solamente per l'ultima settimana, poi fortuna ha voluto che ci siamo visti un po' prima, ecco. Vabbè, allora noi siamo contenti di questo, noi lo ricordiamo a beneficio di chi ci segue su internet, naturalmente su Rete 8 Sport, pescaracalcio.com e sulla pagina ufficiale del Pescara. Palena è una località splendida da visitare per tanti motivi, me ne viene in mente uno, che so, a parte l'enogastronomia che proviamo sempre e questo è da 10 lode, ma per esempio le orchidee e quanto altro ancora? Ci vorrebbe veramente tanto tempo, comunque velocemente le orchidee, come giustamente ha detto, che è un'eccellenza della Proloco, che abbiamo tante di quelle attività qui da un punto di vista di associazioni che veramente si impegnano tantissimo. Poi abbiamo il torrentismo, che è un'altra attività che facciamo qui grazie a poi abbiamo Pallenium, che è una società che gestisce la Transiberiana d'Italia. Poi abbiamo il Museo dell'Orso, che viene con un'area faunistica con tre orse, insomma c'è tanto da fare e tanto da vedere, ecco perché dico sempre è bellissimo rimanere in Abruzzo, perché l'Abruzzo offre tanto. Prima di entrare nel vivo, lo faremo tra pochi istanti, il calcio è vita, il calcio è davvero gioia e sto vedendo dei bambini che sono veramente uno spettacolo. C'è una rappresentanza che adesso sale qui sul palco, prego piccoli, innanzitutto complimenti per i colori, ma non potevi fare diversamente. No, sono colori del Palena, non sono fatti apposta, certo. Ci mancherebbe. È nata da Luigi Rattegni, a cui farei un applauso. È nata da Luigi Rattegni, che è un ex allenatore di calcio del Palena, dove praticamente ha voluto fortemente creare una scuola calcio. Ha iniziato con 7-8 ragazzi, alla fine attualmente ne sono 70 ragazzini che fanno calcio qui a Palena. Ma non solo, è il pensiero che ha avuto Gino Rattegni insieme alla società DALM, rappresentata qui dal presidente Claudio Piero Lazio. DALM è un acronimo di Davide, Alessio, Luca e Mattia, quattro ragazzi che purtroppo sono andati via troppo prematura, in una maniera, scusate. Scusatemi. E quindi ringrazio Gino e tutta la società DALM, tutti quanti i dirigenti. Sappiate che è una società che lavora praticamente gratuitamente, trova gli sponsor, si impegna, fa attività affinché tutti questi pupetti fanno un'attività senza che le famiglie tirano fuori un centesimo. L'amministrazione comunale ci mette di suo con le strutture, la polisportiva collabora alla grande e pertanto è veramente meritevole, e questo vuol dire veramente amare il proprio paese, il proprio territorio. Grazie Claudio. Prego. No, dicevo che grazie a questo fa sì che un'amministrazione veramente motivata per far sì, per chi ha avuto l'occasione, recentemente stiamo per completare una ex piscina coperta che è stata destinata a una palestra per fare attività. Una palestra che ha una doppia funzione, sia quella per le squadre calcio, il Pescara ne ha usufruito in questi giorni, ne usufruirà anche nei giorni futuri, ma soprattutto anche una funzione di pubblica incolumità, nel senso che purtroppo siamo una nazione, un Abruzzo ballerino purtroppo, e che non debba mai servire comunque sempre
un locale che fa sì che se dovesse accadere comunque è da ricovero per le persone. C'è questa polivalenza. Grazie, un applauso al sindaco di Palena, ma soprattutto a questi giovani amici, grazie. Noi iniziamo a presentare naturalmente il nuovo Pescara della nuova stagione, naturalmente iniziando dallo staff tecnico. Come sta andando? Emozionato? Inizia un'altra avventura? Noi l'abbiamo chiamata Ricominciamo per la campagna abbonamenti. Le prime sensazioni? Tanto buonasera a tutti. Beh, una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione, non lo nego. Per me è una grandissima occasione, per me e per il mio staff. Ci teniamo tantissimo a fare bene, chiaramente siamo per la maggior parte abruzzesi, addirittura tanti sono di Pescara, e quindi per noi è un onore essere qui a allenare Pescara, poterci provare a fare bene. Abbiamo grande entusiasmo, i ragazzi hanno grande entusiasmo, quindi ci sono tutte le componenti per iniziare questo campionato nel migliore dei modi. Ecco, oggi Massimo Profeta sul sito rete8.it ha titolato Serenità e sorrisi. Ha fatto bene? Assolutamente, è quello che ci contraddistingue. I ragazzi lavorano bene, ma lavorano serenamente. Abbiamo quell'oretta e mezza al giorno in cui chiaramente facciamo il nostro mestiere, fanno il loro mestiere al meglio, ma chiaramente è un gioco, quindi dopodiché si inizia la parte forse anche più bella per noi e anche per loro, dove si sta assieme, si parla, si scherza, si ride, perché poi alla fine, ripeto, è un gioco. Abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro, per cui credo sia la cosa più bella. C'è il giusto mix di giovani, molti tu li conosci in modo particolare perché sono stati con te, hanno vinto il campionato di Primavera 2, e un applauso ci sta tutto qui. E poi ci sono quelli un po' più esperti, quindi farli lavorare insieme, difficoltà, oppure è una buona opportunità? Guarda, gliel'ho detto l'altro giorno che per me i vecchi, tra virgolette, hanno sempre ragione, ma i giovani non hanno torto, per cui è il giusto mix, loro funzionano assieme appunto per questo. Sono bravi, gli anziani, se così si può dire, si mettono a disposizione del giovane, che deve essere bravo ad ascoltare appunto, perché questi ragazzi più grandi ne hanno viste di più di loro, e per cui stanno lavorando bene e dobbiamo proseguire così. C'è stato oggi anche un bel abbraccio allo Stadio degli Angeli di Palena, vedevo Giorgio Repetto anche col tifo organizzato che è voluto essere presente già alla prima. Questa è una bella iniezione di fiducia. Beh, senza di loro non si può fare niente. Il tifo a Pescara è importante, è una piazza importante, esigente assolutamente, però credo che loro sono sempre stati dalla parte della squadra e della società, per cui credo che con loro potremo provare a fare bene. Per concludere, tanto poi ci vediamo alla fine, la prima cosa che ti è venuta in mente quando il presidente Sebastiani ti ha chiamato e ti ha affidato il Pescara? Sei proprio sicuro che tocca a me? E poi? Scherzi a parte. Sì. Ci tenevo, ci speravo sinceramente, però è chiaro, non c'è niente di scontato nel mondo del calcio, per cui ti ripeto, una grandissima soddisfazione, grande emozione, però avevo voglia di provare, ero pronto, e quindi adesso tocca a noi. Grande applauso a Luciano Zauri. Grazie. Per chiudere, Andrea, team manager. Lo so, è scaramantica sta cosa perché io ti coinvolgo ogni anno. No, raccontaci brevemente, non ti faccio l'intervista. Palena in questi primi giorni. Beh, buonasera a tutti. Innanzitutto potresti far parlare qualcun altro, visto che parlo sempre. Dammi un'indicazione, ad esempio. Innanzitutto abbiamo Diego, un match analyst, che non tutti sanno l'importanza di un match analyst all'interno di una squadra. Io gli farei qualche domanda. Diego, cosa fa il match analyst? Spieghiamolo anche a quelli che sono in diretta. Salve a tutti. Mi occupo di analisi degli avversari, un'analisi qualitativa e quantitativa, quindi mi occupo anche di numeri. Aiuto lo staff tecnico a svolgere il proprio mestiere verso un'unica direzione, che è quella della vittoria. Quindi analizzate tutte le immagini della partita, sì. E poi le vedete insieme con, sì, lo staff tecnico e con la squadra. I numeri singoli per ogni ragazzo, siamo a disposizione anche dei ragazzi se hanno qualche richiesta particolare. Bene, grazie. Un applauso a Diego, due parole di benvenuto anche a mister Ruscitti. Buonasera Davide, a tutti. Allora, vabbè, tu Pescara ce l'hai nel cuore, quindi adesso è anche per te una bella responsabilità, ma credo sia soprattutto un piacere.
Ma è sempre un piacere rappresentare la propria città. Sicuramente quando Luciano mi ha chiamato mi ha fatto enormemente piacere e si cercherà in tutte le maniere di poter ottenere risultati brillanti. Bene, un grosso applauso allo staff tecnico che adesso torna giù. Grazie Andrea, hai parlato, quindi va benissimo. Grazie all'assistente. Ah, dimmi, prego. No, visto che mi hai chiesto di ringraziare Palena, quello ci tenevo, perché comunque sia il sindaco e la città ci accoglie sempre alla grandissima, ci mette a disposizione sempre strutture migliori, quindi un grande ringraziamento va a tutta la città e al sindaco in particolar modo. Grazie Andrea Gessa. Vincenzo, ti tocca, ogni anno è una piacevole abitudine. Beh sì, adesso innanzitutto buonasera a tutti. Sì, benissimo. Questo è il quinto anno che sono qui e sono contento, ecco. Ogni anno arrivano sempre più ragazzi nuovi, ma ci sono sempre i soliti anziani, come li chiamate voi, che sono giocatori importanti per questa squadra e anche se li soprannominate vecchietti e anziani, in realtà sono una parte importante di questa società e sono contento di averli come compagni. Bene, vicino a te un giovane al quale stai dando, immagino, sicuramente qualche consiglio proveniente da questa bellissima vittoria della primavera. E l'applauso va fatto a Alessandro Sorrentino. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Emozionatissimo. Sì, sì. Allora ti chiedo solamente cosa ti senti di dire. No, sicuramente sono emozionato per far parte di questo gruppo, non me l'aspettavo sinceramente, però ringrazio il mister e anche chi mi ha portato qui e darò il massimo per restare qui, insomma. Grazie Alessandro. Elan. Buonasera. Anche con te ci ritroviamo, una nuova avventura, una nuova stagione con tanti bei presupposti, no? Sono contento che sono rimasto qua e di far parte di questo gruppo. Bene, velocissimo, infatti ti ringraziamo. E Simone Farelli che si fa trovare sempre pronto, possiamo dire così? Speriamo, sì. Ah, solo questo? Senti, come... No. Questo è il mio primo anno a Palena, comunque anch'io sono molto contento di essere rimasto a Pescara, mi è stata data l'opportunità di stare qui un altro anno, ci tenevo particolarmente, per questo ringrazio molto il presidente e anche Aldegani che ha spinto affinché io potessi rimanere un altro anno. Aspetta che c'è Fiorillo che vuole chiederti una cosa. Molto contento. Sei carico? Sì, molto sulle gambe visti i lavori che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Benissimo, siete carichi tutti e quattro? Benissimo, allora vi facciamo il nostro in bocca al lupo. Grazie ragazzi. Siccome noi facciamo tutto live, naturalmente siamo in diretta, Antonio Balzano mi ha detto fai parlare i giovani, io faccio fare il primo saluto da Antonio Balzano. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Come sta andando? Bene. Sei bello carico pure tu? Normale, un po' più vicino al microfono. Siamo un po' stanchi, ma in questo periodo è normale esserlo. Quindi ho visto che state lavorando veramente tanto. È giusto che sia così e abbiamo molto entusiasmo, come diceva prima il mister, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Chi facciamo parlare? Vabbè, un saluto a Ugo, glielo facciamo fare perché è d'obbligo. Ciao Ugo Campagnaro. Buonasera a tutti. Che dobbiamo dire Ugo? Pescara ormai ti è entrata nel cuore, tu ami questi colori, la città. E inizia un'altra avventura, ricominciamo. Sì, importante seguire il lavoro che si è fatto anche l'anno scorso e con quella base lì si ha incorporato tanti ragazzi nuovi che possono dare una mano, si è fatta una squadra a metà nuova, allora bisogna lavorare bene soprattutto in questo periodo così così che si possa far bene. Ovviamente tu hai più giovani, dai tutta la tua esperienza e tutti i tuoi consigli. Sì, sono apposta per quello. Grande Ugo, Ugo Campagnaro. Chiudo, no, prima di chiudere vado da chi è arrivato dalla primavera, Marafini. Buonasera. Come ti senti? Beh. Essere passato in prima squadra è un bel traguardo, no? Sì, o è un punto di partenza? No, è tutte e due, un traguardo. Quindi sono tutte e due.
però sì, anche un punto di partenza. Perché quando l'hai saputo, cosa hai pensato? Ho detto che mi devo giocare al massimo questa opportunità e devo dare tutto per rimanere qua. Bene, ti facciamo un applauso anche a te ovviamente. E poi per chiudere, Davide, abbiamo un'immagine, non è finita come volevamo noi, come desideravamo noi, ma il calcio è anche questo, abbiamo anche imparato ad accettare sportivamente quello che è successo nella semifinale di ritorno, si è entrato nel cuore dei tifosi, ci siete tutti, ma tu in modo particolare per quelle lacrime di rabbia che immagino tu adesso trasformerai in carica positiva. Sì, sicuramente saranno lacrime da trasformare appunto in maniera positiva e cercando di dare il massimo tutti insieme per raggiungere quello che vogliamo insieme. E questo è il messaggio che dai a tutti i tifosi che ci stanno seguendo. Vivere al massimo ogni giorno, in allenamento, imparando sempre, noi giovani appunto apprendere da tutto appunto gli anziani e poi giocarci le nostre carte in campo al massimo. Grazie. Ragazzi, questo è l'applauso di Palena per questa serata. Grazie per essere stati con noi. La difesa del Pescara, grazie. Capitano, allora. Buonasera a tutti. Ormai c'è l'abitudine, tu lo sai, facciamo questa chiacchierata qui a Palena. Questo è il reparto nevralgico del campo. Come sta andando? Come vi state conoscendo anche tra i nuovi? Insomma, questi giorni, i primi giorni, come vanno? Bene, bene, si fatica abbastanza, diciamo che stiamo lavorando alla grande, penso che la cosa più giusta è ripartire da quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che sicuramente è stato positivo, e niente, faticare adesso che dura è la base per tutto l'anno. Lady Anne, ti abbiamo visto in uno spot fantastico, abbiamo voluto scherzare con voi, con quelli disponibili per scherzare su questa nuova campagna abbonamenti, giocando un po' con i giocatori del Pescara insieme a noi. Ma però a parte gli scherzi, vediamo un grande impegno, so che sono delle frasi fatte, però noi lo vediamo davvero, l'abbiamo visto anche oggi. Sì, no, come ha detto Gas, stiamo lavorando bene. Bene ritiro, bisogna continuare così perché sarà un campionato ancora più tosto rispetto a quello dell'anno passato, perché ci sono squadre ancora più importanti e dobbiamo prepararci per arrivare al meglio. Alessandro, che campionato sarà? Buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Sarà un campionato difficile, noi siamo fortunati perché abbiamo una squadra composta da giocatori validi, ragazzi per bene, e in questi giorni ci stiamo conoscendo e posso dire con fermezza che sono tutti ragazzi per bene, quindi questa è già una buona base. Ecco, ai non arrivati, penso a Tabì come Busellato e tanti altri, come avete raccontato Pescara, come avete raccontato la nostra piazza calcistica, Alessandro? Ma loro già sanno quello che devono fare. Pescara è una città che comunque pretende tanto dai calciatori e ci sostiene sempre, loro devono dare il massimo, già lo sanno e lo fanno, ma in allenamento lo fanno e quindi già questa è una buona base. E allora noi diamo il benvenuto anche a loro con l'applauso di Palena. Grazie ragazzi, grazie capitano. Qua è difficile partire, vabbè. Manuel, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti. Instancabile, questo te l'hanno detto tutti, te lo dico anche io, anche dopo il test di oggi. State lavorando alla grande? Sì, stiamo lavorando bene, il mister ci sta dando le sue direttive, quindi diciamo che ci stiamo impegnando tanto. E poi Cristian, benvenuto a Pescara. Grazie. Finalmente grazie, c'è stata questa opportunità. Sì, dai, sono contento, sono già parecchi anni che il Pescara mi segue e quest'anno ce l'abbiamo fatta e sono contento e non vedo l'ora di iniziare. Bene, prima di chiudere, ho solo tre interviste, vorrei andare da Cisco, scusa, così. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. È partito l'applauso, ci sta? Perché tutti quanti noi già
già pregustavamo il primato in classifica dell'anno scorso, poi ti sei inventato una cosa meravigliosa e abbiamo dovuto aspettare una settimana. Chi l'avrebbe mai detto qualche mese dopo? Sì, sono molto contento di questa occasione e quella volta mi è andato dentro un jolly. Stiamo parlando di Padova Pescara. Esatto. E non vedo l'ora di iniziare la stagione con i ragazzi qua. Ti abbiamo visto come tutti, ma ti abbiamo visto particolarmente carico oggi. Carichissimo. Pescara l'hai già vista, ti hanno già detto cos'è e soprattutto cosa può diventare Pescara. Sì, sicuramente Pescara è una piazza che sforna numerosi talenti calcio italiano e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Bene, per Andrea Di Grazia mi hanno detto una cosa, è una curiosità, perché ti chiamano tutti Andrea ma tu ti chiami Francesco. Com'è questa cosa? Buonasera a tutti. Sì, allora, praticamente questo è stato, diciamo, un errore di mia madre. Praticamente io mi chiamo Di Grazia Francesco, virgola Andrea. La virgola annulla il nome, quindi Francesco spunto su tutte le carte. Ah, una cosa burocratica, esatto, allora. Quindi preferisci, no, nel caso, perché io poi nel caso dovrò dirlo facendo tutti gli scongiuri allo stadio, quindi Andrea. Andrea, sì, sì, assolutamente. Ok, applauso ad Andrea Di Grazia, ok. E poi per le opportunità di Pescara, eccolo qui, lo sapevi. E soprattutto cosa può diventare Pescara, Pippo Riccardo Maniero lo sa bene, no? Sì, sì, sì. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie, grazie. Parte grazie questo applauso. Grazie. Ricordiamo tanti suoi gol, noi in modo particolare ne ricordiamo uno, quel Pescara-Nocerina. Quasi allo scadere, quando con tutta la tua carica ci hai permesso di vincere il campionato e poi di festeggiare in quel modo. Sì, e chi se lo scorda quel gol? Indimenticabile. Sì. Senti, quando c'è stata questa opportunità di tornare a Pescara, cosa hai pensato? Non ci ho pensato neanche un secondo, sono subito volato qui a Palermo. Sì, perché poi quando tutte le volte ci siamo incontrati e incrociati, tu hai stretto anche dei rapporti in città, hai amici, cioè Pescara non è stata solo una tappa di passaggio, un bel campionato da ricordare, ma Pescara è qualcosa in più per te. Sì, assolutamente, ho lasciato tanti amici qui a Pescara e appena c'è stata la possibilità sono subito venuto qui, ecco, con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene e di riscattare due annate negative da parte mia. Grazie, grazie Riccardo, grazie a tutti quanti voi. Grazie ragazzi, grazie. Vabbè, io ho un'intervista sola, quindi ho scelto te. Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera Rodolfo. Un applauso a chi cura tutta l'alimentazione dei nostri ragazzi. Hai fatto una battuta, adesso devi dire. No, dillo. Tratto con la meraviglia. No, di la verità, di la verità. No, perché tu sei, abbiamo fatto diverse trasferte insieme, abbiamo parlato di quanto è importante l'alimentazione, che è fondamentale, però tu ogni tanto sei, diciamo, cattivello, un po' cattivello, un cattivello, no? Anche sadico, direi. Sadico, non so se mi confermano. Sì. Però cioè, come avviene? Allora, Il titolo di questo ritiro possiamo definirlo in due parole: fame furibonda. Fame furibonda. E lo vedo dalle risate. No. Però diciamo che il tuo è un ruolo che è stato introdotto da qualche anno, ma è un ruolo insieme allo staff sanitario naturalmente, però il tuo è un ruolo, possiamo dire, fondamentale? No, fondamentale no, credo importante. Sì. Importante, tu crei proprio dei menù particolari, perché abbiamo sentito parlare di te, soprattutto lo dico perché ne abbiamo parlato sempre, abbiamo sentito parlare di questa famosa rapa rossa. Sì, ci vuoi dire in cosa consiste? La barbabietola è un alimento fondamentale dello sport, abbastanza. Ora tutti i trucchi. Mi dicono la curcuma. Anche la curcuma. Bene, quindi a Palena stanno facendo un po' la fame, diciamo, ma poi li seguirai durante tutto l'arco del campionato. Certo. Ragazzi, tutti loro meritano un applauso, l'altro applauso ovviamente voglio accomunare con loro. È in albergo a lavorare a Max Munciante, ufficio stampa e area comunicazione. Grazie ragazzi, grazie Rodolfo, mi raccomando, buon lavoro a tutti voi. In questa serata di
Palena, questa abituale chiacchierata biancazzurra, serata biancazzurra, come state vedendo sui monitor di Rete 8 Sport. Naturalmente non può mancare la persona più importante, ovviamente, e sto parlando insieme al sindaco Claudio De Miglio, qui sul palco il presidente Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera. Eccoci di nuovo qua, ricominciamo. Hai presentato Rodolfo, no? Sì. Insomma, a vederlo non è che è proprio il massimo della pubblicità. Comunque, lui non dà l'esempio, dice. Lui dice che è molto l'esempio. Sì, l'ho incontrato qua dietro che mangiava salsiccia e arrosticino. Ecco, abbiamo distrutto tutto. No, presidente, siamo tornati a Palena, lo facciamo con piacere, questo è davvero un rapporto speciale sia con l'amministrazione comunale ma soprattutto con questo territorio. Assolutamente sì, a parte che Claudio ci corteggia come si corteggia una bella donna, comincia, noi andiamo via fra una settimana, fra 20-30 giorni comincerà a ritelefonare per il prossimo anno, però chiaramente a noi fa piacere essere corteggiati, quindi veniamo volentieri, a parte ringraziare lui, ringrazio tutta l'amministrazione e tutta la cittadina di Palena che ci supporta e ci sopporta in questi 15 giorni, quindi veramente un grazie particolare a tutta la cittadinanza di Palena. Claudio, vuoi dire qualcosa col presidente? Io vorrei la mia squadra Palena nel cuore sul palco affinché possiamo dare dei piccoli doni alla Pescara Calcio e alla Polisportiva Palena e all'allenatore Zauri. E infatti voglio qui sul palco, lo richiamiamo mister Luciano Zauri, con l'applauso di Palena in questa bellissima serata di mezza estate. Eccoci in questo momento tecnico per aprire la targa che facciamo vedere a beneficio delle telecamere. Nell'ufficio del presidente non so quante ce ne stanno, presidente, comunque speriamo. Questa, diciamo, la targa della mia amministrazione che volevo sul palco, ma non li vedo venire. Per cortesia, dove stanno? Eccoli qua. Per grazie. Io conosco Giovanni, instancabile. Questo è il mio vice sindaco Giovanni Di Fiore, il mio assessore allo sport Andrea Mosca, il mio consigliere alla zootecnia Antonio Muscente, vieni Francesco Di Lauro, Maria Verna assessore alle politiche sociali, Maria Grazia Carozza che segue il turismo alla scuola e l'assessore Ettorino D'Aletto che mi cura tutto quello che riguarda, diciamo, come vedete il bel paesino sistemato, insomma, ecco. Ho voluto la mia squadra qui sul palco perché effettivamente tutto quello che siamo riusciti a fare in questi quattro anni grazie al loro impegno, è una squadra, come vedete io sono allenatore e ho tutta la squadra qui completa, forse una delle poche amministrazioni nella storia che ha la fortuna che non ha perso nessun pezzo, quindi significa che c'è stata veramente coesione anche con qualche attimo di difficoltà, perché come accade in tutte le famiglie accade anche in questo, però veramente io occasione migliore di questa non ce l'ho per ringraziare. Ringrazio la mia squadra e un applauso alla mia squadra. Grande applauso, complimenti ragazzi. Presidente, è un buon mister il sindaco. Devono essere proprio bravi se non t'hanno esonerato ancora. Fante umano, grazie. C'è un riconoscimento anche per mister Zauri, sì, sì, naturalmente. Glielo da Maria Grazia. Maria Grazia, prego. Maria Grazia, buonasera. Faccio fare la velina. Naturalmente c'è un grosso in bocca al lupo con questo. Ci sono poi i prodotti del territorio. Un attimo solo, vorrei il presidente della Polisportiva e la vicepresidente Claudia Pirolazzo sul palco perché abbiamo anche per loro la targa, eccola qui, la consegna a Maria. Grazie Maria. Accompagnati dall'applauso di Palena che un questa applauso sera è al bella... presidente Francesco Di Biase calda. E la vicepresidente Claudia Pirolazzo, prego. Eccoli qui che arrivano. Prego. Grazie presidente. Grazie presidente. Ecco la targa. Ecco la targa. Presidente, ecco qua, presidente, un piccolo pensiero per la famiglia che riporta ben volentieri. Io vorrei donare a Bronzi questo. Possibile. È meglio la rapa a Bronzi, guardi. Ci sono
delle prelibatezze, ma tu non sei così d'accordo. Però va bene. All'allenatore, prego. E allora arrivati, eccoci qua. E lo diamo al presidente della Polisportiva. Comunque, signori miei, sappiate una cosa. Veramente la fortuna di questo paese è di avere questi cittadini attivi che si impegnano tantissimo per questo piccolo paese. E quindi, secondo me, l'applauso va soprattutto ai cittadini attivi, ma a tutta la comunità che con le proprie tasse permette di fare tutto quanto questo. Un grazie a tutti voi. E per chiudere, facciamo chiudere come ogni anno, intanto la stretta di mano al presidente Daniele Sebastiani, il messaggio a tutti i tifosi del Pescara e ai pescaresi. Ma il messaggio in primis va a loro, a questi ragazzi che hanno cominciato questa avventura quest'anno. Come diceva Memu prima, ci sono tanti giovani nuovi, tanti giocatori nuovi, c'è uno zoccolo duro che rimane da Pescara da qualche anno e che sta facendo tanto bene, c'è il ritorno di uno di noi, diciamo, io lo chiamo uno di noi perché Pippo per me è di famiglia, ma ci sono tanti ragazzi giovani. Prima hai presentato tutti i difensori, no? I difensori quando sono saliti sul palco veramente sembravano un pullman perché già davanti alla porta, come dicevo io l'anno scorso. Però devo dire che anche là davanti sono giocatori bravi, a centrocampo sono giocatori bravi. Io c'è un ragazzo qua davanti che ho voluto fortemente, che è Marco Tuminello, che se non fa bene quest'anno già gliel'ho detto che cosa gli tocca. E quindi, ma tanti ragazzi, Cristiano l'abbiamo inseguito forse per 3 o 4 anni, fino a sotto casa qualche volta, quest'anno è arrivato a Pescara, ma tanti ragazzi, anche quelli che sono rimasti, c'è Luca Crecco, Del Grosso, Balzano, adesso non faccio tutti i nomi, ma sono veramente un bel gruppo di giocatori bravi, guidati dal nonnetto lì sulla sinistra, che è Ugo Campagnaro, che è diventato un altro di famiglia, per cui questi ragazzi sicuramente faranno del tutto per dare grande soddisfazione ai propri tifosi. Quest'anno ci siamo andati molto vicino, è stata una grande gioia arrivare fin lì, è stata una grande delusione quando siamo usciti in quella semifinale, però hanno fatto veramente un gran campionato. Quindi mi auguro di ripetere quello che abbiamo fatto quest'anno, già sarebbe una grande cosa, magari qualcosina in più. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. La nostra serata qui di Palena, il nostro abituale appuntamento del Pescara qui da Palena si chiude qui. Abbiamo detto tutto, presidente, dobbiamo aggiungere nient'altro? Li potrei elencare uno per uno perché certo, sono tutti ragazzi meritevoli, mi sono dimenticato qualche nome, ma credo veramente che questo gruppo darà grandi soddisfazioni. Un gran gruppo si dice sempre, ma mister, è mister, veramente vero. Buonasera. Buonasera mister. Mister, vuoi chiudere tu con un saluto? Tanto poi ci rivediamo nei prossimi appuntamenti live. Tu prima hai fatto la domanda, quando ti hanno chiamato che cosa hai pensato? Sì, adesso state insieme, ecco, vedi. Digli un po'. Prego. No, niente, l'ho detto prima. No, il mio è un altro saluto a Città di Palena, ringraziamo per l'ospitalità chiaramente. Per quanto mi riguarda, il mio profilo è sempre lo stesso, piedi per terra, iniziamo a lavorare e vediamo quello che succede. Grazie, grazie a Luciano Zauri, grazie al sindaco di Palena Claudio Emilio, grazie al presidente Daniele Sebastiani, grazie a voi che ci avete seguito su Rete 8 Sport e sui social della Pescara Calcio. L'appuntamento speriamo è per l'anno prossimo e qui da Palena, come diciamo ogni anno, sempre Forza Pescara! Buonasera a tutti, grazie! Partito, vincerà l'avventura.